Hakuna Matata ragazzi, ben ritrovati dal vostro Ciccio Gamer 89. Siamo tornati qua su un nuovo video di Fortnite. Signori, oggi andiamo a ritentare di fare una bella partita da vedere su YouTube su Fortnite nella modalità dei pro, che in questo momento non mi ricordo come si chiama. Il consumabile croccante lo conosciamo. Negozio oggetti abbiamo tutto tranne il buffo. Ok, mi ricordo qualcosa, ma cosa? Cacchio, non mi ricordo. Oddio regà, se tante volte vi ricordate non sarebbe male. Ma questa ce l'ho. Wow, ho anche questa. Ma quanta roba. Questa la lascio. Questa la posso togliere, dai, mi sono quasi rotto quasi tre quarti di minchia. E quindi ok, va bene, ok. Duello in solitaria. Allora, io spero che questi video in duello in solitaria vi piacciono. Non so, alle 14 è uscito, non so proprio se vi piace, ma penso di sì. Anzi, dovrebbero essere più competitivi rispetto agli altri. Quindi, signori, subito un bel pollicione in su. Parlatevi sulle spalle, let's go. Io devo accendere il condizionatore. Sì! Signori, ci siamo! Johnzina! Landeletari, non mi rompete le scatolotte. Ragazzi, dai, cerchiamo di arrivare a 40.000 like, dove fosse possibile, se vi fate lasciare like, se YouTube vi conta like, eccetera. So che c'è una classifica, ancora devo vedere i vostri commenti, che sicuramente mi confermerete tutto ciò. Ed è interessante purtroppo il tempo. Allora vi spiego. Per giocare solamente a questa modalità non lo ho, perché comunque mi piace fare intrattenimento con la compagnia dell'anello, in particolar modo. Zigolino non mi apre. Perché miseria, quando non mi apre quella cosa che mi deve aprire mi dà fastidio. Qui. Cacchio. Qui. Sto cacchio. Qui. Sto grandissimo cacchio. Qui. Sto gran... Madonna ragazzi, che loot pazzesco. Un loot pazzesco. Niente da dire. Mamma mia. Ok. C'è qualcuno, eh? Vediamo, Vi tocca camperarmela un po'. Che devo fa? Tanto sotto non c'è niente. Sotto non c'è assolutamente niente. Pure questo sta camperato una bestia, raga. Senti? Magnum. Perché lo devo attaccare io? Cioè, seriamente? Dai, fatti coraggio, bro. Fatti coraggio, bro. Ok. Ragazzi, mi tocca giocarmela così. Vedi che a pazientare, ragazzi, perché se la devo giocare perché voglio portarmela a casa, allora bisogna giocare così. Cioè, nel senso, quanto conviene delle volte giocare come gioco io, cioè che me pio, me tuffo, me faccio, me giro, me rifaccio. Non sempre conviene, ragazzi, e si è visto. Questo è stato palese. Io mo non so se vi ho fatto vedere tutto, ma ho aspettato parecchio, Quindi ce ne andiamo full, che la cosa non mi dispiace. Ultimamente con il Vampa. Sapete che io non ho il pompa, vero? Ok.
Perché io già stavo andando con le scuse. Pure lui a quanto pare non stava messo così bene sto ragazzo. Pure lui, eh. Perché Porello ci ha provato, ma... Anche è vero che se quella mi incominciava a hittare, erano cazzi, eh. Cioè, se la faceva rotea, per dire prima, erano veramente problemi grossi, eh. Quella di squaglia, eh. Quella di squaglia. Quindi adesso fatemi lutare un pochino e vediamo. Comunque, nice, nice. Allora, ho trovato un pompa che di sti tempi lascia perdere. Materiali li abbiamo, non tantissimi per questa modalità, già ve l'ho spiegato che bisogna prenderne davvero, davvero, davvero tanti. Qua avevo visto bene, quindi mi vado a prendere il fucile automatico, io lo chiamo, ma magari è il tattico, non so bene, fammi vedere così almeno. Tattico, ok. Verde. E me ne devo correre in safe, anche perché... che paura. Ok, chiuso. Ok, ammazzato. Per il momento mi tengo questo verde. Ho deciso così. Per il momento, a meno che non trovo quello blu, anche se sono concetti un po' particolari. Perché questo mi ha aiutato tantissimo. Se avevo quello verde non so se ce l'avrei fatta, sinceramente parlando, eh. Quindi no, quello non mi serve. Va bene. Ho provato a fare un tiro con questo, col fucile da caccia, che se entrava, ragazzi, in volo. Poteva entrare, però. Sì, non ho lootato l'altro, lo so. Però non avevo tempo, dai, mo. Non so neanche dove era. O magari l'aveva già lootato lui, probabilmente. Quindi... Guarda, guarda, no, comunque si vede che c'è gente un pochino più brava qua, perché si vedono più costruzioni. No, no, comunque si vede. Per assurdo si vede, non pensavo fosse possibile, ma per assurdo sì. Quindi in singolo magari ci portiamo solo queste, che dite? Allora, io qua vi voglio far vedere perché. Come vedete qua, ragazzi, costruzioni ce ne stanno tantissime. Dato che la safe si sta chiudendo qua, è possibile... con un po' di fortuna trovare ovviamente qualcuno, non per forza, che ha urgenza di scendere. Non mi sembra questo il caso, però ci abbiamo provato e chi se ne frega. Ok, dobbiamo correre davvero davvero tanto, raga. Io controllo un attimo, 2 secondi. Eccolo là. Ok. Cioè, avevo il fucile da caccia, però qui la mia intenzione era più quello di danneggiarlo il più possibile. Mo. Ha fatti vedere, ci siamo fatti vedere. Speriamo di non sbagliare. Speriamo. Ok. Bene. Potevo farlo col fucile da caccia, però mi è venuto in mente di sparare direttamente con questo. Voglio essere un po' più sicuro, ragazzi. Potevo farlo fuori col fucile da caccia. Me ne rendo conto da solo. Però. Infatti mi sembra sì, che abbiamo una jump, quindi eventualmente ce ne possiamo andare rigorosamente via. Già siamo rimasti in 16. Cioè, la safe è enorme, siamo rimasti in 16. Bella, bella modalità, bella, mi piace. Oh, comunque c'è da dire, cioè, voglio fare un appunto, che non è che abbiamo tutte queste grandissime armi, se proprio posso dirlo, eh. Cioè, non è che ci abbiamo, oh, queste grandi armi. Però potremmo stare comunque peggio. La vita ce l'abbiamo, i medikit ce l'abbiamo, gli shieldini ce l'abbiamo.
Certo, abbiamo un fucile da caccia verde, abbiamo un pompa tattico verde, potremmo avere qualcosa di migliore. Cosa che sulle 4 kill che ho fatto nessuno aveva trovato niente. O non aveva raccolto niente, non lo so. Però dietro a me tante volte qualcuno che fa lo sgargiullo. Capirei, penso che su Pinnacoli ci sia stata la strage, più strage possibile. Io a sinistra non ci voglio andare, cioè se fosse possibile preferirei andarmene a destra, anche se credo che la safe non mi darà modo di poter decidere questa cosa qua. Quindi il tragitto più breve è a sinistra e non è tanto breve, quindi che perché lì c'è gente. Fucile da caccia, ragazzi. Mi sembra anche giusto che ti ho fatto un cazzare e tu rispondi, eh. Però ricordati sempre che ce n'hai uno là. Come fa qualche movimento strano. Allora, speriamo che... ragazzi, con questo... Poi contro luce, vedi questo, vedi. Da Pinnacoli si potrebbe chiudere. Eccolo, eh. È arrivato, eh. Mi aspetto persone. Da Pinnacoli per forza, raga. Medikit che non andrò a prendere. Che fai, ci vai? Tanto, cioè nel senso, ci dovevo andare. Giusto. Ci fate caso, raga, che voglio giocarmela davvero bene. Cazzo, sapete che c'è? Che probabilmente per come gioco io mi è più utile. Uno è scoppiato malissimo là. Arrivederci. Uno sta laggiù. Che ripeto, potrei andare a prendere, potrei fare tutto quello che vi pare. Al limite. Col pad, ragazzi. Col pad non è che non c'è tutta questa possibilità di mira col pad, eh. Cioè, prendere la mira veramente è difficile. Quindi un 86 gliel'ho tolto. Vedrei che sta incazzato. Speriamo che non ci va a shield. Così l'abbiamo messo veramente male. E dato che sono rimasti 8, io me la giocherei in maniera un pochino più camperatina, sinceramente. Quindi mi vado a fare un bel fortino. Anche se il cecchino non ce l'ho, però mi cambia il metodo di gioco. Ragazzi, sto pensando. Non capisco perché sempre tutti questi proiettili de lanciarazzi, cioè. Allora, per farvi capire, ogni tanto mi incastro, porca. Vedi che non mi costruisce. Guarda, che stronzo. Vi ricordo che c'ho sempre la jump, eh. Uno probabilmente lì. Giusto per vedere, ragazzi, perché sta modalità è un po' così. Siamo molto alti, vedi là c'è un altro fortino. Potrei lanciare un missile, ma a che pro? A nessun pro. Beh, sempre qualcuno che se vuole butta. Mi deve essere chiude da me, no. Vede, uno sta attaccando davanti a noi. Però non credo che abbia trovato nessuno perché non ha continuato.
Vedi? Siamo rimasti in 7. Sempre così rimango. Qua sta chiudendo. Vedi, là hanno costruito un fortino. Io non vedo nessuno sulle colline. Eccolo là un altro. Quindi stiamo a 2. Vedi? Però mi mancano, eh. Cioè, mi mancano comunque persone all'appello. Io ve lo dico. E stanno tutti dentro. Cazzo, però. È così poco. Però qua davanti ce l'ho. Qua davanti mi è safe. Quindi non male, non male, non male. Vedi, si sparano. Io non posso intervenire. Dato che si sparano, ragazzi, qua dobbiamo portare la vittoria a tutti i costi. Ovviamente non facendo così, eh. Però io me ne andrei direttamente là. Me ne andrei direttamente là. Meno male. Quindi scendo. Prendiamoci un po' di materiale, anche se qua non serve. Non mi sembra che nessuno sia venuto qui. Ok. Che fai? Non lo vai a prendere? Lo vai a prendere? O almeno ci proviamo. Indifferente per me. Come cosa, vi giuro, è indifferente. Totalmente indifferente avere il pompa leggendario o non avercelo. Sto pensando se. L'avevo visto, eh. L'avevo visto, sono stato un po' stupido. Sono stato un po' stupido. Scusate, ma sto nella merda. Sto veramente nella merda. Morto. Oh, guarda che sono belle sta partita comunque, eh. C'è niente da fare, sono belle. Lui mi ha fatto cascare, un ottimo player. Siamo arrivati terzi. E cazzarola, raga. Bella. Oh, jump.
Vediamo un po', Vediamo un po', Comunque a costruire sono stato più bravo io. Però come al solito mi trovo sempre in mezzo a mille fight. Quest'altro non c'è via. Dai, l'hai rotto. Questo mi ha ammazzato a me, Questo ve lo vorrei dire. Quell'altro sotto se l'è camperata. Ma mi va bene tutto, Mi va bene tutto. Però quell'altro è dovuto arrivare da dietro. Incredibile. Ok, riniziato il fight. Bella cecchinata. E vabbè, va bene. Signori, io spero che l'appuntamento di oggi vi sia piaciuto. Se fosse così, mi raccomando, pollice in su, commentate, condividete. Se non siete iscritti, iscrivetevi al prossimo appuntamento a vostro Ciclo89. E vi devo dire, è la prima partita della giornata. Crederci o non crederci, sta a voi. Bella, ragazzi.